Tu hai mai creato qualche esercizio proprio specificamente per un determinato disturbo? Sì, allora uno, cioè, anche questo viene sempre surrogato da pareri medici. Io ho Certo. avuto un'intossicazione al fegato tanti anni fa e ovviamente il mio epatologo mi ha dato tutte le cure possibili, ma ho un dolore al fegato terribile. Tutte le volte che io andavo in acqua, facevo un certo stile che si chiama Elica Nora, cioè è difficile spiegarlo adesso, però io uscivo, io facevo un sacco di vasche, uscivo e non avevo più il dolore. Vabbè, passati i giorni, il medico è venuto, mi ha detto: ah, ha preso tutte le medicine, io tra l'altro le medicine ne prendo pochissimo, quindi avevo saltato. E poi, un po' vergognando, mi dico: forse sono matta, comunque glielo dico. Dico: senta, professore, ma io ogni volta che faccio questo esercizio, un po' più di volte, io esco e non ho più il dolore, ma cos'è? E lui mi ha detto: guardi, lei ha trovato il modo di fare il massaggio al fegato, che è impossibile. Il fegato si può leggermente, con una buona mano medica, palpare, alzando un po' le costole, fluttuanti, eccetera, ma non si può massaggiare perché proprio sotto è bello coperto. E invece, girando così, facciamo un esercizio con le nostre stesse costole, lo massaggiamo in qualche modo. E quindi veniva fuori questo discorso di, appunto, che era così, smaltito tutto quello che era dolore, eccetera, ma anche diciamo, veniva molto meglio un discorso di diuresi, eccetera, eccetera. Insomma, era tutto completo. Abbiamo delle posizioni in acqua assolutamente impossibili da fare fuori dall'acqua, insomma. Sì, io volevo dire C'è il dottor soltanto, Finucci che. sì, volevo dire che è molto importante il fatto, come ha appena detto lei, appunto, che devono essere seguite le persone, non si può fare un esercizio che può essere No, valido per tutte le persone che no, hanno è problemi che sono vero. molto diversi da di loro. Quindi seguire Ma le persone, dare degli scherziamo. esercizi che sono specifici, cioè la specificità di intervento Bravo. è fondamentale. Sì, questo Sì, volevo e dire poi il anch'io. ritmo, perché tante volte, per esempio, le donne incinta possono fare tutto, però il ritmo loro, a parte che autonomamente loro sanno che le cose che non devono fare, però il ritmo è completamente diverso da una Certo. donna invece Se no che non rischiamo sia le doglie in incinta. acqua qui, eh. Eh Dico, rischiamo le sì. doglie in acqua. No, ma io faccio molti corsi per le In donne acqua. incinte, è fantastico. Senti, E Leonora. poi ci sono esercizi per i maschietti con la pancia, quelli che vogliamo levare un po' di pancetta ai maschietti. Però poi c'è, infatti, quello è il discorso, la pancia dei maschietti spesso poi è controindicata la stessa pancia proprio per quanto riguarda i problemi alla colonna vertebrale. Perciò diciamo, eliminando la pancia, di riflesso si attutiscono sicuramente i problemi alla colonna, Sì. giusto? Il No, dottor ma proprio Finucci mi dico, conferma. gli obesi in acqua galleggiano di più e hanno, per esempio in acqua un obeso può fare jogging fuori dall'acqua, può avere anche dei problemi al cuore perché ovviamente il peso è Dipende ingombrante e chiaramente c'è già. dall'obesità, perché se Giuliano Ferrara entra in acqua, ovviamente tutti staressero senza acqua. No, No, al contrario, siamo tutti inondati d'acqua vabbè, perché l'acqua in esce. questo caso stavo scherzando chiaramente No, con no, no, Giuliano, scherzo perché. anch'io, certo. No, no, anzi, i più grassi sono, più sono adatti a fare ginnastica in acqua, perché ovviamente galleggiano di più e possono fare dei movimenti che normalmente non possono fare, quindi bruciano molto più grassi, no? Eccetera, eccetera. Certamente, Comunque, poi. fatemi delle domande Poi naturalmente specifiche, Leonora, a vedere te praticamente sei un po', come dire, l'emblema della forma fisica, tu, ma non solo, guarda, io la sono tua una panacea, non il tuo fa. elisir sicuramente è Sì. il fatto di fare gym nuoto, appunto di stare in Sì, acqua, ginnastica in acqua fatta bene, e sì. infatti vedere Perché è un te. abbandono, poi voi sapete meglio di me che appunto il professore sicuramente saprà che non si capisce, ancora gli psichiatri non capiscono come mai una persona che entra in acqua, sempre che non abbia paura, immersa fino al collo, ha un battito cardiaco che rallenta. Se addirittura mette la testa sott'acqua, rallenta ancora di più. E probabilmente è un ricordo del liquido amniotico, perché non ci sono spiegazioni, no? Quindi è bellissimo riuscire a rilassarsi, abbandonarsi, è una libertà che il mondo di oggi non ci permette, insomma, di ritrovare. Certo, Io adoro l'acqua. perciò diciamo Sì. che sicuramente, ecco, per concludere, il gym nuoto è sicuramente una delle forme sportive, soprattutto tra gli sport acquatici, che sicuramente è terapeutico, Se fatta sempre bene, se sì, fatto se bene, fatta chiaramente bene, sì. seguendo soggettivamente appunto e mai facendo una terapia, come Di dire, massa. no, tipo, sì, di massa, un tipo di insegnamento appunto rivolto a tutti, perché magari, ecco, cercando di
valutare specificamente, appunto, caso per caso. Io... Sì, ma poi ripeto, la psiche è importante, bisogna trovare degli esercizi per uomo, degli esercizi per donna, certo. Esercizi per bambini, per la donna anziana, oppure i senior che vogliono nuotare. Io faccio tutte queste categorie divise, poi io uso un triangolo che è un attrezzo brevettato ed è equilatero, per cui se tengono male questo triangolo si vede dall'esterno. Io lo conosco, perché era nella tua cartolina, mi sembra, una volta. Sì. E c'è questo triangolo che aiuta l'insegnante a riconoscere la postura errata della persona che sta in acqua, ecco. Va bene. Signora, allora io ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza, insomma, autorevole, perché sei una persona, insomma... Vi invito tutti in acqua, vi invito sul mio sito e scrivetemi, eleonoravallone.it. E ricordiamo, appunto, www.eleonoravallone.it. Esatto. Perfetto. E io ti ringrazio di nuovo tanto. Vi ringrazio anche a voi. Ci sentiamo prestissimo, di nuovo. Grazie, Eleonora Vallone. Professore, arrivederci. Spero che venga a provare qualche esercizio con me, allora. Esatto, grazie, arrivederci. Di nuovo, allora, grazie. Grazie di nuovo, Eleonora Vallone, grazie mille. Ciao. Bene, salutiamo Eleonora Vallone. La linea passa nuovamente a Max Giurastante in cabina di regia. Radio Roma, al centro della musica. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma. Radio Roma.